Io sono Monica Tronci e sono un'artista della plastilina. Vi parlerò di plastilina, ma in particolare di plastilibri. Cioè, i plastilibri sono i libri che io illustro usando solo plastilina. Per esempio, il primo libro è stato Sa vida in susatto, composto da filastrocche in lingua sarda, composte da me. Che accompagnano o vengono accompagnate, bisogna vedere qual è la priorità, da illustrazioni appunto fatte completamente in plastilina. Sa vida in susatto, La vita in campagna, parla appunto degli animali della campagna, delle loro caratteristiche, dell'aspetto o del ruolo. Dopo Sa vida in susatto ho fatto il secondo libro che si intitola I Bedruredas e qui i protagonisti sono gli ortaggi, quindi le verdure. Lo schema è lo stesso, sempre in lingua sarda, con la traduzione in italiano. Così se magari un bambino non conosce la lingua sarda può chiedere in casa, ma può anche avere la traduzione direttamente sulla pagina. E il mio scopo era quello, rendere musicale o familiare la lingua che un po' anche a casa si sta perdendo. Poi da Sa vida in susatto è nato il libro da colorare, che ha la stessa copertina e si chiama Coloriamo gli animali. Qui semplicemente ho ridisegnato l'illustrazione ed è un libro da colorare, un semplice libro da colorare. Nell'ultimo libro ci siamo spostati dalla campagna, quindi né animali della fattoria né verdure. Ho pensato di portare i bambini a fare un giro intorno al mondo con la giraffa. E Gli amici della giraffa contiene delle illustrazioni, adesso ve ne faccio vedere qualcuna, appunto, questi sono fenicotteri che troviamo anche in Sardegna ovviamente, però qui in questo caso si parla di Africa, si parla anche di Sardegna perché non deve mai mancare nei miei libri. Questo è sempre in Africa, un coccodrillo. Qui le filastrocche sono scritte in lingua italiana. Perché a differenza dei primi, questo non lo sentivo intimo. Ecco, ho scritto in sardo i libri che sentivo più intimi, quindi questa è roba, diciamo, esotica. Quindi l'ho scritta in italiano, l'ho fatto tradurre in lingua inglese e poi li ho anche riscritti in sardo. Quindi qui ci sono tre lingue, ho messo le bandierine apposta perché si E capisce. continuo ad andare avanti nel mio sviluppo dell'attività di plastilinista. Mi fermo qui, spero che i miei libri vi piacciano e spero che utilizzando i miei libri vi divertiate anche a ricreare gli animali, perché il bello dei miei libri è che sono dei libri gioco. Uno può leggere, può guardare, però se vuole poi può divertirsi anche a fare con la plastilina o con qualsiasi altro materiale. Ogni libro ha uno o due tutorial, per esempio qua per fare la giraffa, e quindi diventa anche un gioco, diciamo, interattivo. Vi saluto, ci vediamo magari in libreria, coi progetti futuri. Ciao, arrivederci!